Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Quest'oggi cercheremo di capire che cos'è la blockchain e perché viene associata a Bitcoin e perché Bitcoin viene associata alla blockchain stessa. Anni fa c'è stata una rivoluzione tecnologica importantissima, che è Internet. L'avvento di Internet ha fatto sì che l'informazione sia diventata libera e digitale. Ha introdotto quindi il termine di digitalizzazione sia delle informazioni che di beni e che di servizi, con delle limitazioni. Una delle più grandi limitazioni di Internet è la duplicazione. Infatti, se io volessi inviare il mio video a Marco, non farei altro che inoltrare oppure copiare, incollare e inviare il video a Marco. In quel caso, cosa ho fatto? Ho fatto una semplice copia, quindi sono andata a duplicare un qualcosa, in questo caso un video, ma a me è rimasta la vera copia originale, chiamiamola così. Per quanto riguarda lo scambio di valore, anche questo è un problema, perché se io voglio inviare una valuta a Marco, ma faccio semplicemente una copia, ho inviato a Marco sì la valuta, ma quella valuta copiata rimane anche a me, quindi come se l'avessi duplicata o contraffatta. La blockchain va a risolvere questa problematica. Infatti, noi possiamo inviare beni, servizi e per lo più valore economico, moneta, come ad esempio il Bitcoin, senza duplicarla ed è una cosa veramente importante. Io posso inviare il mio Bitcoin a Marco, ma invio proprio il Bitcoin che detengo, quindi non ne faccio una copia. Io invio questo valore a Marco. Marco riceve questo valore e volendo lo può spendere. È venuto a trovarmi il cane, che vuole anche lui fare lezione sulla blockchain, e Marco può spendere questo Bitcoin in un negozio o inviarlo a qualsiasi altra persona, anche lui senza duplicarla. È un concetto importante perché se io vado a comprare un giornale con un Bitcoin, senza la blockchain io potrei duplicarlo, quindi con lo stesso Bitcoin potrei andare a comprare immediatamente anche un chilo di carne. Ma con la blockchain, fortunatamente, questo non può esistere. Io vado a comprare con un Bitcoin il giornale, la mia moneta passa al giornale e non ne ho altre in mano per poterle duplicare e quindi contraffare e andare a comprare qualsiasi altra cosa. La blockchain viene anche definita come un registro distribuito e decentralizzato e trasparente. Perché? Ogni transazione che noi andiamo a fare viene registrata in questo registro mastro, chiamato anche ledger, e distribuito non in un unico punto, ma bensì in diversi server, in diversi computer o più specificamente in diversi nodi. Da lì il termine blockchain, catena di blocchi. L'informazione sarebbe la catena e il blocco il registro. Questo registro è distribuito, questo vuol dire che ogni informazione esiste sia nel nostro nodo che in tutti i nodi distribuiti del mondo. Questo fa sì che sia anche immutabile. Immutabile perché vediamo di fare un altro esempio semplificato. Supponiamo sempre che io voglio inviare un Bitcoin a Marco perché ho comprato una macchina. Se non ci fosse un registro distribuito, ma ci fosse un registro in un unico punto che annota questa transazione, questo punto, questo registro potrebbe essere contraffatto perché essendo in un'unica posizione è di facile accesso a qualsiasi persona o qualsiasi istituzione. E venendo invece registrata la mia transazione in un registro distribuito in tutte le parti del mondo e difficilmente può essere contraffatta, oppure se viene contraffatto un nodo, quindi un registro, in quel registro viene detto Maurizio no, non ha pagato la macchina con il Bitcoin a Marco, gli altri nodi dicono no, non è vero, perché tutti i nodi esistenti dicono il contrario. Quindi quel nodo contraffatto viene scartato dalla blockchain. E il mio pagamento che ho fatto e inviato a Marco viene registrato pubblicamente e non può essere contraffatto. Quindi la blockchain non è altro che un registro pubblico, distribuito, decentralizzato e trasparente. Perché anche se magari nella transazione non viene specificato nome e cognome di chi l'ha fatto, viene associato
l'individuo ha un codice, ha un portafoglio che non è altro che una serie di numeri. Quindi possiamo tranquillamente tramite internet, tramite proprio dei siti dedicati, vedere il registro della blockchain e vedere in quel momento quante transazioni e di quale importo sono state inviate. Non sappiamo a chi, a meno che questi conti, questi wallet non siano associati a dei, ad esempio a dei gruppi come può essere Coinbase. Volendo, in caso di criticità, un wallet per esempio di Coinbase può essere rintracciato e associato a una persona fisica. Diversamente da quello che pensano tutti, la blockchain non è anonima perché questi registri, come ho detto, sono pubblici. Questo vuol dire che, diversamente di quel che si pensa, possiamo tramite la blockchain bloccare anche il traffico illegale di valore, di moneta, anche se molti pensano al contrario. Invece no, perché noi col registro riusciamo a vedere quantitativi enormi di spostamento di valore, quindi nel caso di criticità si può risalire anche al proprietario eventualmente. Questi nodi che controllano e convalidano le transazioni vengono convalidate da i miner. Per quanto riguarda i miner, farò un video dedicato alla funzione di questi convalidatori. Ragazzi, per questo video è tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro nello spiegare questo concetto, che comunque non è molto semplice da capire le prime volte. Vi lascerò il link in descrizione per avere accesso alla nostra community, se avete bisogno di supporto, se volete dei consigli. Scriveteci anche gli argomenti che volete approfondire, faremo dei video dedicati. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e ci vediamo nel prossimo video.